Lavoro di squadra e la settima arte nel DNA. Villa Erba a Cernobbio conferma la propria vocazione di culla del cinema con il festival Lake Como Film Nights, che ha aperto i battenti oggi. La storica dimora di Luchino Visconti per 3 giorni è invasa da schermi di vari formati, a partire da un mega schermo nel Parco Secolare per le proiezioni maggiori. All'evento parteciperanno ospiti internazionali. Domani sarà mattatore alle 18.30 Andy Serkis. Per il secondo anno la struttura ospita il festival diretto da Alberto Cano, giunto alla 7ª edizione, e ci sono tutte le premesse perché l'avventura continui nei prossimi anni. Il direttore di Villa Erba, Piero Bonasega, le conferma che siamo sulla buona strada. Quest'anno 2 giornate, quindi con un programma ancora più ricco, con un programma di altissimo livello, il tutto all'interno di quel ragionamento che è la ricerca di identità, la ricerca di identità di quello che è la realtà di Villa Erba, che sappiamo essere una società che opera nel mondo dei congressi, nel mondo delle celebrazioni di gala, delle fiere, dei convegni, in un contesto assolutamente unico al mondo, perché difficilmente riusciamo ad avere degli abbinamenti di villa storica con un centro congressi moderno come il nostro, immerso in un parco di 110.000 metri quadrati, fronte lago sul lago, su uno dei laghi ritenuti più belli del mondo. L'organizzazione del festival è a prova di meteo. Siamo pronti con quello che si chiama il cosiddetto piano B, ma non potrebbe essere diversamente. Siamo una realtà che si occupa di eventi, sarebbe stato singolare che non avessimo un piano B. Il piano B dal punto di vista dell'attrattività e della fruibilità non è certamente inferiore al piano A, e quindi se anche ci fosse maltempo possiamo tranquillamente realizzare tutte quelle che sono le iniziative previste nel ricco programma, indipendentemente da come possa essere poi il momento climatico, perché abbiamo spazi interni sia nella villa che all'interno del padiglione espositivo.